days have gone by, but so far nothing has changed. Siamo qui dal piazzale principale della fiera di Verona Motorbike Expo 2014. Ci siamo fatti anche questa fiera, quest'anno non ce la siamo fatta mancare. Andiamo a vedere quali novità sono presenti qui a Verona. Sicuramente qualcosa sempre di secondario rispetto a EICMA, perché EICMA vengono presentate tutte le grandi novità, ma sicuramente questa fiera ci darà degli spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda il custom e magari qualche spuntino interessante qua e là, anche di off-road ce lo troviamo sicuramente. Andiamo a vedere. Come al solito a questo genere di manifestazioni le belle ragazze non mancano mai. Per fortuna che la gente c'è, ce n'è tanta, padiglioni pieni e soprattutto ai cancelli se ne stanno, si sta avvicinando tanto pubblico. Come vedete, adesso siamo nello stand un po' che strizza chiaramente l'occhio alle custom, le customizzate, le Caffè Racer, moto che a me personalmente piacciono tanto perché proprio tirano fuori quel fascino che le moto moderne non hanno. Queste special preparate che trasudano in un certo senso un uso intenso fatto di fughe dalla polizia. Poi chiaramente una carrellatina anche per far vedere le ragazze che non mancano mai. Ci abbiamo una special Honda, sembra un po' Mad Max oltre la sfera del tuono, queste moto post belliche fatte per scippare le vecchie nel giorno di pensione. Lo stand dell'Ace Café London, mitico caffè londinese, tema diciamo motociclisti incazzati e ribelli, con tutto il suo marketing. Sembra un po' Kiss sinceramente, questa band rock che faceva anche le bambolette. A me sinceramente questo aftermarket su motociclisti non è che a me piace molto sinceramente, però lo stand della MS Artrix, un tuner che è specializzato nella realizzazione di chopper, popper, ma soprattutto chopper veramente incazzati, quasi dei dragster, ma già vedo i propri clienti dire devo cambiare la moto perché ho finito la gomma posteriore. Hanno delle gomme da 300 al posteriore, veramente particolare. Lo scuola bus dei Simpson con l'autista drogato, in realtà l'hanno trasformato in un camper per surfisti con dentro addirittura un piccolo ambiente accogliente. E poi ci sono queste realizzazioni proprio sullo stile antico, fedeli a come erano le moto da corsa degli anni 30. Guarda, siamo finalmente in uno stand molto interessante, siamo qui con Fabrizio che è titolare della 70 Helmets, sono dei caschi fantastici a dir poco. Allora Fabrizio, parlaci un po' di come nasce il tuo prodotto, perché secondo me è una cosa che si distingue veramente tanto. Allora, il prodotto nasce per passione, puramente per gioco, qualche anno fa, e perché appunto la mia passione per gli anni 70, la mia passione per le moto, la mia passione per le verniciature ufficiali. Forse sono inserito negli anni 70 pure tu. Sono del 74, quindi 72. Non li ho vissuti da bebè, però sì, è nata così per gioco, insomma, quegli anni, sì. Moto vintage, Vespa, abbigliamento vintage, sì. E niente, da lì per gioco ne abbiamo fatto qualcuno, ne abbiamo fatti un centinaio per gli amici da poco. Abbiamo capito che era un prodotto che aveva delle belle potenzialità, noi ci siamo appassionati ancora di più nel farlo e siamo partiti. Quindi il tuo prodotto è un prodotto che nasce, perché vedo che hai tantissimi modelli, sì. Tantissimi disegni.
ogni disegno è un pezzo unico oppure hai una serie proprio, un modello che... Allora, facendo le cose sul serio, facendo le cose appunto come le aziende, abbiamo una collezione ben precisa che viene prodotta e distribuita. Poi per gli show, per gli amanti, per gli appassionati, per i nostri fans, per così dire, continuiamo a fare special. Quindi ad ogni fiera noi abbiamo centinaia di caschi, pezzi unici. Quindi uno viene e sa che trova qualcosa di esclusivo ed è per questo che è ancora più attraente. Esagerato. Ragazzi, venite da 70s perché questo stand è una vera e propria galleria d'arte motociclistica. Consigliatissimo. Grazie. Abbiamo una realizzazione marchigiana in concorso presso, diciamo, il concorso indetto alla rivista Low Ride, una bellissima special ispirata al flat track. Qui abbiamo il realizzatore insieme ad un altro ragazzo che adesso lui ci dirà. Com'è il tuo nome? Maurizio Nunzi di Fermo, giusto? Sì. Quindi Fermani, il flat track, cioè Monte Giorgio vicino, sapete che sono stati ormai contaminati da Fasciani. Parlaci di questa realizzazione. Ho visto che c'è un telaio molto particolare, il motore Aprilia. Sì, diciamo, fatta sotto garage, sotto casa a tempo perso, quindi adesso dobbiamo ancora finire un po' di dettagli. Chi è l'amico tuo che ti aiuta? Leonardo, l'imperatore, lui fa l'idraulico, lui faccio il fornitore. E queste, ragazzi, sono le moto vere, le moto quelle che nascono. E qui dalla Fiera di Verona siamo in uno stand molto importante, quello di Kilian Gomeri Fabriano, con Fabrizio Brandoni, che è il presidente di Pappo Corse. Finalmente qualcuno che si prende la briga di organizzare e rilanciare il Super Motard del Centro Italia con questo trofeo internazionale. Parlaci di questo trofeo, allora. Sì, è un trofeo nato da un'idea, diciamo, mia e di Luca Raggi e di Alfredo Tomassini della Pito. Quindi a distanza di un anno siamo riusciti a realizzare tutti i regolamenti e calendari. È un campionato molto, diciamo, easy, con prezzi bassi, perché si paga di gara in gara una quota inferiore a quella che normalmente si paga in altri campionati, 65 euro, non c'è un'iscrizione che vincola la partecipazione, quindi tutti i piloti di gara in gara possono decidere all'ultimo momento di partecipare. Quindi massima libertà, le moto devono essere super preparate oppure basta una moto appena allestita per correre? Ma abbiamo scelto di dare precedenza all'abilità del pilota, ovvero lasciare una preparazione abbastanza open, ma puntare a creare delle categorie per le new entry, per i neolicenziati, quindi incentivare il ragazzo che non ha mai corso ad iniziare con griglie separate e distinte, soprattutto per la supermoto e la pit bike. Le piste quali saranno? Partiamo il 16 marzo con il test precampionato da Gogliano, la chiusa ad Ancona. Poi abbiamo il 6 aprile a Misanino, e poi andiamo il 15 giugno a Cascia, al karting Le Querce, e il Umbria, il 13 luglio, anche se sul sito abbiamo scritto il 20, purtroppo Misano non ci ha autorizzato perché c'è il Festival Ducati che ha la precedenza. Quindi abbiamo anticipato al 13 luglio Misanino e il gran finale il 28 settembre alla chiusa di Agugliano, dove riproporremo tutta la bella festa che abbiamo fatto ad ottobre 2013 con lo spettacolo degli Apecar super elaborati, con l'off-road delle Jeep nell'area esterna. Insomma, una bella festa. Una festa delle moto. Noi di Pista delle Marche ci siamo a documentare tutte le gare, foto, video, di tutto di più, anche per dare risalto a questi campioncini. Quindi, formula semplice, easy access, economica, forse il rilancio del Super Motor parte proprio da Pappo Corse. E ancora dallo stand Bridgestone di Ideal Gomme di Luca Raggi. Benissimo. Siamo qua a presentare una novità importantissima che rivoluzionerà il mondo del cross marchigiano. Innanzitutto quest'anno c'è il trofeo Bridgestone nel campionato regionale. Esatto, assolutamente. Il campionato regionale, abbiamo messo un montepremi in pneumatici. Aderite, perché qui non ci sono più coppe, ci sono pneumatici, ragazzi. Pneumatici per le prime posizioni, mi raccomando, di tutte le categorie. E niente, qua siamo qua a Verona al Motorbike Expo, dove presentiamo sia il trofeo Bridgestone stradale, insomma, che continuiamo nella sesta edizione per il 2014. Grande trofeo Bridgestone, e presentiamo in anteprima anche l'evoluzione sul cross, insomma, e quindi abbiamo questi due fantastici prodotti che abbiamo qua con noi, il Battle Cross
Mattecross X30, X40, quindi due prodotti per le moto da cross che garantiscono ottime performance, garantiranno a tutti i piloti che le utilizzeranno. Sì, ragazzi, io sono diversi anni che corro con Bridgestone, avevo iniziato con grande scetticismo perché io ero un pirellista, mi sono dovuto ricredere, gomme che durano tantissimo e mantengono le prestazioni di tenuta per tanti allenamenti. In questo caso con queste nuove gomme si promette un 20% in più di tenuta, quindi mi fido tantissimo che Bridgestone, non parliamo di una marca di pneumatici così un po' sconosciuta, è leader mondiale, quindi sicuramente noi siamo assolutamente ansiosissimi di provare queste gomme e dirvi come vanno, ma saranno presto disponibili presso Ideal Gomme di Fabriano. Sì. Da quando sono disponibili? Allora, le consegne arriveranno penso dal Giappone fine marzo e primi di aprile, comunque sia, speriamo che arrivino un po' prima, però indicativamente siamo su questi periodi. Abbiamo un nuovo sistema di raffreddamento sul posteriore, Bridgestone ha introdotto, che si chiama Cooling Pin, benissimo, e quindi riesce a garantire, diciamo, un maggiore grip, una maggiore tenuta su tutti i terreni, insomma, una maggiore durata. Poi ricordiamo, noi siamo nelle Marche, terreni duri, caldo, le gomme scaldano tantissimo, con Cooling Pin manterrete le prestazioni del vostro pneumatico sempre efficienti per tutta la durata della gomma. Benissimo, per le vostre vittorie con Bridgestone e Ideal Gomme, mi raccomando, assolutamente, pista da cross. Allora, ci vediamo allora al prossimo campionato regionale marchigiano con Bridgestone e siamo pronti a provarle adesso a marzo appena arrivano. Grazie pista delle Marche, grazie Danilo, ciao ciao. Prego, ci a Verona ci abbiamo la moto di Hiroshi Shima e lei, quella della sigla quando si lancia col gigrobo, veramente una special molto carina. Abbiamo anche Goldrake, poi abbiamo la tuta di Actarus, quindi qui da Motor Quality abbiamo, scusa, abbiamo questo revival, questo manga revival. If you really love me, let me hear my name again. Bellissima novità da parte di Midland, si tratta di XTC400, una nuova action cam, noi usiamo la XTC300, siamo molto soddisfatti, ha una bellissima risoluzione, ma questo nuovo prodotto la batte in tutti i frangenti, innanzitutto con due formati video da Full HD da 60 o 30 frame al secondo, 60 per fare delle belle slow motion. Poi abbiamo la possibilità di fare foto, c'è l'obiettivo che poi è ruotabile a differenza della XTC300, questo possiamo metterla sia, diciamo, in posizione sdraiata, diciamo così, o in posizione verticale, orizzontale o verticale. Abbiamo la possibilità di fare foto con una app, inoltre wifi, si può collegare col tuo smartphone, farti vedere live che cosa stai inquadrando e anche registrare su un eventuale dispositivo, diciamo, collegato tramite wifi. In più abbiamo questa case che la rende impermeabile fino a 85 metri di profondità, proprio per dare il massimo supporto a chi vuole documentare le proprie azioni eroiche. Noi siamo
nel nostro sito Midland XT 300 appunto non siamo per fare la recensione di tutte le piste, è una telecamera assolutamente leggera, ma quello che a noi piace molto è la possibilità di azionarla tramite solamente questo pulsante, questa slide, questa one touch, così funziona e non funziona. Un'altra caratteristica che mi stavo scordando, la nuova XTC 400 ha una batteria al litio che gli consente un'autonomia di ben 5 ore. Fai tutto il giro d'enduro. Molto interessante qui da Mr. Martini, una aiuola diciamo disseminata di Triumph Scrambler. Queste sono le interpretazioni di Mr. Martini per quanto riguarda Triumph Scrambler. Molto molto carine, molto interessante. Allora, per questa fiera 2014 del Motorbike Expo da Verona è tutto, da Danilo Panebianco e da Goldrake. Un saluto a tutti gli amici di pistadelemarche.com. Ciao, ci vediamo alla prossima.